Abbiamo letto sui quotidiani che c'è stato un comitato di presidenza, e c'è stata una proposta fatta dall'ABI di un CASL allargato, di un coinvolgimento come tradizione per un'eventuale firma del presidente del CASL e del direttore generale di ABI Sabatini. Vorremmo capire come è stata fatta la delibera, perché da quanto ne so io c'è una ricerca di una convergenza allargata che rispetto alla proposta fatta dall'ABI è tutt'altra cosa, ma questo ce lo devi dire tu. Come ci dovresti dire, per favore, quali sono state le considerazioni, non chi le ha fatte, ma le considerazioni che sono emerse nel comitato di presidenza, perché essendo il comitato di presidenza riunito in forma straordinaria e l'emergenza è giustificata dal fatto che il presidente Patuelli ha indicato l'emergenza come la chiusura in tempi rapidi del contratto, poi se sbaglio mi correggete, ma non credo, è indispensabile sapere tre cose. Il primo, se il CASL, se il direttore generale ha il mandato pieno per chiudere senza ripassare dal comitato di presidenza o dall'esecutivo. Secondo aspetto, questo non è un intervento mio, sono richieste, sono domande, penso che possono essere utili tutte. Secondo aspetto, un'eventuale intesa fatta entro il 25 novembre deve necessariamente permettere a tutte le banche di pagare gli importi concordati nello stesso momento, nello stesso periodo, e quelle che sono le nostre competenze rispetto all'assemblea dei lavoratori, rispetto al percorso assembleare di ratifica dell'accordo, sono questioni che non devono riguardare voi ma riguarderanno solo noi. L'ultimo aspetto che credo che sia l'aspetto più importante, io vorrei che si chiarisse in maniera definitiva che significa ricerca del consenso allargato. Siccome stiamo in un momento importante ma nello stesso tempo complesso di questa trattativa, che non è sicuramente la trattativa più difficile degli ultimi 10 anni, 15 anni, perché chi dice questo allora quell'altra trattativa non se ne ricorda per niente, chiarire quest'ultimo aspetto è fondamentale poi rispetto agli interventi che faremo. Da fine novembre fino a fine giugno ci saranno tre momenti che cambieranno il corso storico del settore. Corso storico del settore. Questo non è un contratto normale, è un contratto che segnerà definitivamente un cambiamento nelle relazioni ABI, nelle relazioni dei gruppi e nelle relazioni del settore. La firma, l'eventuale firma di questo contratto nazionale e come sarà firmato, questo è un argomento che non voglio approfondire adesso perché è prematuro, me lo farò all'ultimo momento, mi permetto di porre alla vostra attenzione che alla firma, alla conclusione di questo contratto ci potrebbe essere un ulteriore soggetto giuridico autonomo. Quello che significa soggetto giuridico autonomo, ognuno di noi, ognuno di voi abbiamo i nostri giuslavoristi, si fanno un approfondimento e vedono che cosa significa. Secondo momento, il cambiamento organizzativo delle banche con la cosiddetta banca digitale non è solo un cambiamento organizzativo, è un cambiamento politico
l'argomento banca digitale, per linee generali, va inquadrato contrattualmente in questo rinnovo del contratto nazionale, se riusciremo a chiuderlo. Chiaramente la banca digitale del gruppo X o del gruppo Y o del gruppo Z saranno tre banche digitali completamente diverse, ma una regolamentazione di fondo va fatta. Sintesi: non possono le aziende decidere nei gruppi quale sarà il modello organizzativo concordandolo con i sindacati aziendali senza una precisa indicazione del contratto nazionale. Terzo momento fondamentale, che apparentemente non riguarda noi, ma riguarda tutti noi, perché a giugno c'è il rinnovo delle cariche ABI, ma da dicembre parte il lavoro del comitato dei saggi, e il comitato dei saggi dovrà occuparsi di tutta una serie di argomenti che potrebbero o non potrebbero cambiare gli attuali equilibri di ABI. Sintesi: se il contratto si chiude in un certo modo, l'ABI rischia; se il contratto si chiude in un altro modo, che approfondirò l'ultimo giorno, l'ABI non rischia. E poi, quando sarà il momento, giugno, se ci saranno dei problemi, saranno affrontati fra i gruppi e probabilmente con l'auspicio che questi problemi siano definitivamente risolti. Poi in questo contesto sono emersi rapporti né negativi né positivi, ma diversi dal passato, con il governo. Il fatto che il governo sulla tassazione degli extraprofitti abbia prima preso una posizione, poi l'abbia cambiata, assicurando poi, permettendo poi alle banche di consolidare il proprio patrimonio, accontentando probabilmente esclusivamente la BCE, ma non accontentando questo governo, è uno degli aspetti che pesa anche su questo rinnovo contrattuale. E all'ultimo giorno dirò perché, adesso è prematuro. Contatto di riferimenti. Come e se, io prima ho parlato della firma del contratto, adesso parlo di come e se si chiuderà il contratto, cioè che qualità avrà il contratto, se ce l'avrà, o che contenuti poco qualificanti avrà il contratto, se ce l'avrà. Quello che deve essere chiaro è che ci deve essere un equilibrio, perché il contratto si firma in due, questi siamo in due, tra noi e voi, e siamo i primi a saperlo, un equilibrio fra tutte le componenti del nuovo contratto, ma non potranno mancare i 435 euro, non potrà mancare il ripristino del TFR e non potranno mancare gli arretrati dal 1 gennaio del 2023 al giorno della firma del contratto, se lo firmeremo, perché gli arretrati fanno parte degli aumenti economici del triennio. In questi giorni, in queste settimane, si sono chiusi i bilanci dei primi 9 mesi del 2023. Noi li abbiamo analizzati uno per uno e, senza fare una supercazzola, in maniera sintetica, i ricavi dei primi 5 gruppi, e mi riferisco inteso nei crediti BPM, MPS e BIPER, ma potrei aggiungere anche Cari Parma, che ha fatto crediti agricoli, ottimi risultati. I ricavi sono stati di 47,403. Gli interessi netti sono stati di 27,537. Le commissioni nette sono state di 15,994. Ci sono state altre entrate per 5,522. L'utile è stato di 15,71. La tassa extra profitti non pagata
ma messa a patrimonio incide per il 4,206. Il cost income, che è uno degli argomenti, non che gli altri argomenti che ho citato non ci interessano, ma che è uno degli argomenti che ci interessa in modo maggiore, si è attestato intorno al 45,7. L'utile distribuito agli azionisti stiamo intorno al 46%. Di queste due ultime voci, cost income e utile distribuiti agli azionisti, ci sarebbe da scrivere un romanzo. Poi decidiamo se è un romanzo d'avventura o giallo. Il cost income d'Intesa è del 41,9%, di Unicredit è del 39%, di BPM è del 48,4%, di MPS è del 48%, di Biber è il 51,3%. La media è 45,7%. L'utile è distribuito agli azionisti, la maglia gialla ce l'ha Intesa con il 70%, Unicredit con il 50%, BPM con il 30%, Montepaschi non ce l'ha perché è una banca dello Stato, Biber 34%, la media è del 46%. Di questi cinque gruppi bancari, l'unica banca che non fa fatica a fare utili anche con le commissioni è il gruppo Biber, guidato dal mio punto di vista dall'ottimo Montani. Questi numeri per le banche sono da record, a differenza dei numeri non da record delle banche europee, Spagna compresa. Ci sono stati 47 miliardi di ricavi, 27 miliardi da prestiti, 16 miliardi da commissioni di vendita di prodotti finanziari e servizi, quindi il conto corrente, risparmio gestito, 5 miliardi da altre fonti, vendita e acquisto titoli azionari, vendita di società controllate del trading, utile 15 miliardi e 700 milioni solo per queste banche per i primi 9 mesi, cost income era il 45,7, era il 62% 5 anni fa. Quindi siamo passati in 5 anni dal 62% al 45,7%. Costo e income, voi lo sapete, è il rapporto fra costi e ricavi. Gli obiettivi dei piani industriali sono stati ampiamente realizzati con largo anticipo. Chiaramente gli NPL hanno dato una spinta importante. Ora gli NPL non sono un problema come in passato, perché la qualità del credito ora è molto qualificata e molto buona. Tutti hanno beneficiato della decisione della BCE e i dati di bilanci indicano due fonti di crescita: l'aumento del margine di interesse, cioè i ricavi da prestiti, e il minor rischio di credito. Infatti pochi accantonamenti e coperture da rischi ci sono stati. Se aggiungiamo il miglioramento degli indici patrimoniali e dei livelli di liquidità, il 2023 sarà complessivamente un anno da incorniciare. E le previsioni che fanno i CEO dei più importanti gruppi fanno previsioni positive anche per il 2024-2025. Nel 2020 e nel 2021 la banca avevano cominciato a guadagnare più con le commissioni che con i prestiti. Col rialzo dei tassi già l'anno scorso è cambiato tutto. Nel 2023 il margine di interesse, cioè i ricavi dei prestiti, è addirittura raddoppiato. Il cost income non è stato mai basso come ora. Quindi abbiamo una sintesi molto semplice: tassi all'1% attivi sui conti correnti, 3% lordi per i depositi vincolati. Abbiamo il cost income più basso di sempre, non avete le banche pagato una tassa allo Stato sugli extra profitti, rafforzando il patrimonio, garantendo così in maniera esemplare gli obiettivi della BCE.
Di contro, mi auguro che non ci sia nessuno che si lamenti del ripristino del TFR, dell'aumento del chiesto dai sindacati e soprattutto degli arretrati. Perché se qualcuno lo dovesse fare, allora scatta quest'altro argomentino qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. I primi 16 gruppi, non faccio i nomi per il momento, i primi 16 gruppi producono 30 milioni di stipendi per i propri vertici, solo per i CEO, o CEO all'italiana. Tempo fa, quando il sindacato giustamente sottolineava un argomento del genere, si diceva che con tot importi si potevano assumere tot persone. Con 30 milioni di euro noi potremmo assumere tranquillamente 1.000 persone. Il FOC, che dove abbiamo assunto 35.000 persone nel momento più delicato della nostra storia, ce lo siamo pagato, perché a voi lo pagano le banche, da noi viene pagato con una giornata gratis dei lavoratori e delle lavoratrici bancarie. Sulla parte economica ribadiamo e ribadisco che le richieste sono tutte legittime e giustificate: recupero dell'inflazione, riconoscimento della produttività dei lavoratori, e non un record, come recentemente ha scritto qualcuno, non di voi, qualcuno della stampa, o ancora peggio un regalo sotto l'albero di Natale. Regalo sotto l'albero di Natale molto probabilmente ce l'hanno quei signori che incassano 30 milioni l'anno. Tempo fa Bonomi di Confindustria dice: se l'idea è quella di partire da aumenti di 400 euro a fronte di zero scambio sulla produttività, è impensabile che le imprese possano reggere. Lui è ancora abituato alla catena di montaggio, se ragiona così. Ma un conto è l'intermediazione finanziaria e un conto è la produzione di beni. Un conto è ABI, che rappresenta le banche. Un conto è la scelta di ABI di non far parte di Confindustria, ma di avere una propria associazione. Quindi il paragone non solo è folle, è completamente cretino il paragone. È come paragonare, tanto per essere semplici, il centravanti della Juventus che fa 20 gol col centravanti della Viterbese che ne fa 20. Due campionati diversi, due situazioni completamente. Quindi ci sarà e c'è un prima e dopo la firma di questo contratto, che potrebbe cambiare radicalmente anche la geografia del settore. Hai ragione quando dici che il contratto è chiuso quando è firmato da tutti, però bisogna andarci a fondo su questo argomento e lo faremo quando sarà il momento, non adesso, che potrebbe creare solo confusione. Poi, disponibilità ad approfondire, non disponibilità a dare, disponibilità a approfondire, che è un altro concetto, è come ricerca dell'allargamento e allargamento invece allargato del CASL. Tutto quello che può servire per migliorare la fuoriuscita di lavoratori di una certa età utilizzando i fondi del FOC per forme anche di part time, quindi la parte economica che è già prevista per legge per chi fa il part time, più una percentuale magari da prendere sul FOC, noi diamo la disponibilità ad approfondire. Sulla fungibilità orientata, che non può essere stabilita, come dovreste sapere, in campo nazionale tra la categoria dei quadri direttivi e l'area contrattuale, sulla fungibilità orientata
diamo la disponibilità ad approfondire, ma prima vogliamo capire bene gli aspetti tecnici e politici, che come le banche realmente intendono eventualmente applicarsi. L'indagine di clima che abbiamo chiesto sulla piattaforma diventa ancora più importante in questo momento, ma non va gestita a livello di gruppo. Qualche gruppo l'ha fatta, l'indagine di clima va gestita dall'ABI e dalle segreterie nazionali. Due sono i temi per questo tavolo fondamentale, al pari della parte economica. Sono due: la riduzione dell'orario del lavoro e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione. Su questi due argomenti servono risposte chiare. Posso andare avanti? Sulle pressioni commerciali, siamo andati in commissione l'inchiesta sulle banche, poi si è chiusa la legislatura, ci sono state pressioni di ogni genere da parte di alcuni gruppi bancari. La commissione, alcuni membri della commissione d'inchiesta hanno subito quelle pressioni. La fortuna è che il presidente di quella commissione d'inchiesta, fortunatamente, poi ogni tanto c'è un minimo di giustizia nel mondo, non è stata rieletta. L'ho detto in tutti gli ambiti, anche in televisione. E sulle pressioni commerciali, però, al di là di quello che prevede la norma, e la norma deve essere inserita nel contratto nazionale, quella che abbiamo fatto, non deve essere una parte fuori dal contratto dove si dice che comunque fa parte integrale. Ci sarà un articolo, se si chiude il contratto, con la definizione e i passaggi stabiliti all'interno delle pressioni commerciali. Sulle pressioni commerciali, dicevo, chiediamo che prima di un'eventuale iniziativa, magari di poter libera, perché siamo in un paese democratico, di poter riandare per questo o per il gruppo, per l'intero settore, a chiedere un confronto, con la commissione parlamentare d'inchiesta, chiediamo che problemi di questo genere, prima di andare alla commissione d'inchiesta, vengano esaminati qui sul tavolo ABI e possono riguardare qualsiasi gruppo. Sulla cabina di regia. Allora, la cabina di regia non deve diventare il rifugio in peccatorum di quei gruppi che, non avendoci la certezza giuridica, magari suggerita dai loro studi legali, di avere successo nel momento in cui presentano determinati argomenti che ancora non sono ben chiariti all'interno del contratto. Per noi la cabina di regia deve essere un confronto con le segreterie nazionali, anche di argomenti di gruppo, deve essere rafforzata e deve avere un peso politico notevole, cosa che fino adesso non ha avuto. Il peso politico è quello di compensare e di migliorare situazioni che magari dal punto di vista contrattuale, visto che ci sono dei notevoli cambiamenti in atto e veloci cambiamenti in atto, un contratto potrebbe non contemplare, non prevedere in toto. La cabina di regia deve rappresentare un processo di cambiamento e di rafforzamento di taluni argomenti del contratto nazionale, previsti o previsti parzialmente. Sul lavoro agile deve essere dato ai gruppi la possibilità di definire un ticket vasto per i lavoratori. Sull'argomento delle esternalizzazioni c'è una nostra piattaforma che parla chiaro, non ci avete dato delle risposte. È chiaro che il personale esternalizzato, anche se poi ci farete il pistolotto che su aziende private, bisogna prevedere una formula che le persone che passano in queste società debbano avere il contratto dei bancari.
L'aumento minimo del buono pasto è il minimo che vi si può chiedere perché oggi è 1,81. Noi vogliamo uscire da questo confronto con voi in tutta serenità, ma non ci siamo dimenticati il problema dei fringe benefit dei bancari. E quindi o al governo o qui in Abio o nei gruppi va trovata una via d'uscita. Nell'area contrattuale vanno inserite altre forme di lavoro, ve la cito una per tutti, ma ce ne sono anche altre, la banca telefonica, ad esempio. Sui casi di insourcing, da cambiare un verbo, diciamo così, e mi riferisco all'articolo 4, dove c'è scritto: nei casi di applicazione del protocollo di cui all'appendice, ricomprese le fattispecie di trasferimento dell'azienda, le lavoratrici interessate osservano un arco settimanale di quanto e mantengono il trattenimento economico percepito all'atto del passaggio secondo le intese previste dal protocollo. Le relative intese potranno anche definire tempi, criteri e modalità. Questo potranno va cambiato con dovranno. Altro passaggio fondamentale, mi riferisco alla comunicazione interna, monitoraggio e analisi dei dati commerciali, articolo 5, pagina 218, accordo sulle politiche commerciali. Dice la rilevazione dei dati commerciali finalizzata anche a dare riscontro al personale circa il proprio posizionamento rispetto agli obiettivi assegnati sia effettuata di norma attraverso l'utilizzo degli strumenti approntati e messi a disposizione dell'azienda, evitando gli abusi, l'eccessiva frequenza e le inutili ripetizioni. Quel di norma va tolto, servono che girino soltanto documenti ufficiali della banca. Poi dobbiamo prevedere, anche se è normata, anche se l'argomento di estrema attualità è previsto una regolamentazione a termine di legge, do la dobbiamo rafforzare nel nostro ambito, che è quello al tema delle molestie sessuali. Tutte quelle che sono le tematiche sociali inserite nella piattaforma devono essere oggetto di approfondimento e discussione. Perché la parte normativa per noi è importante quanto la parte economica. E a cominciare dallo stress del lavoro correlato alla tutela del 100% della maternità a rischio. E a differenza di quanto è accaduto fino adesso, tutte le norme contrattuali, gli appuntamenti contrattuali, che siano commissioni, che siano osservatori e quant'altro, non possono rimanere campati in aria, ma devono diventare esigibili e dobbiamo trovare un modo qui per farle diventare esigibili, se no rimangono carta nero su bianco e rimangono, giacciono lì per tutto il tempo. Ultime due considerazioni. Noi ci auguriamo chiaramente di chiudere il prima possibile. Abbiamo condiviso la data del 25 novembre. Perché la data del 25 novembre per quei pochi che non lo sanno? Perché se dobbiamo pagare gli arretrati e una parte del primo aumento, dobbiamo dare tempo alle aziende tecnicamente e operativamente di programmarsi e di attivarsi in tempo. Voi valuterete il contratto nel vostro insieme, noi lo valuteremo nel nostro insieme, anche se la parte più complessa, quella più complicata, ma nello stesso tempo la più interessante dal punto di vista giuridico, mi riferisco alla parte iniziale che non faccio adesso, ma che farò alla fine, che faremo alla fine, dovrà necessariamente avere un'attenzione altrettanto maggiore anche rispetto ai contenuti stessi di un eventuale accordo. C'è stata una importante, brillante iniziativa e diciamo
grande sostanza a Brescia e giorni fa del gruppo Intesa sulla solidarietà, sulla lotta alla povertà. Noi siamo stati invitati a questo gruppo, eravamo presenti in tutti i segretari generali. Se domani mattina Unicredit fa la stessa cosa e ci invita, saremo presenti. Se lo fa Castagna, saremo presenti. Se lo fa Montana, saremo presenti. Se lo fa la Puglia, saremo presenti. Se lo fa Lovaglio, saremo presenti. La signora Grasso del gruppo Intesa, se lo fanno le altre banche, saremo il caso ha voluto che in quell'occasione, proprio per l'importanza dell'iniziativa, c'è stato il padre che ha scritto una lettera personale. Io penso che raramente sia stato voluto dal CEO di Intesa Carlo Messina. E ieri c'è stato un altro ciliegino sulla torta importante per chi segue le agenzie, perché la notizia di ieri uscita sull'agenzia non è stata sempre, se non ho detto male, riportata, vorrei che lei, signor Grasso, riportata dalla stampa. Ieri un convegno organizzato a Napoli, nella chiesa San Paolo, Nicola Carteri, che è il magistrato dell'eccellenza, ha rimarcato l'importanza del convegno di Intesa e lo sforzo che non abbiamo intesa sulla lotta alla povertà e sulla sostenibilità, anche verso la sostenibilità sociale. Dire che i segretari generali invitati da Intesa parteggiano per Intesa perché sono stati invitati da un'iniziativa di Intesa, magari altre iniziative di qualche altro gruppo, segretari generali non sono stati invitati, è una follia, perché adesso vi dovreste incazzare tutti, perché se non cazzate col padre e con la terra. Perché vi incazzate col padre e con la terra? E siccome queste cose pesano, quando gli amministratori delegati, che per noi sono tutti allo stesso livello, ma che non siamo tutti uguali, perché Pazzi non è uguale a Beppe, Beppe non è uguale a Ilaria, Ilaria non è uguale a Roberto Spezzotto, ognuno di noi, questo vale anche per noi, ognuno di noi abbiamo i nostri pregi, difetti, meriti, non meriti. Ma quando il comitato di presidenza non viene informato correttamente, perché gli argomenti non si capiscono, perché gli argomenti non si capiscono, perché se io vado dal mio amministratore delegato e dico che mezz'ora di riduzione, un'ora di riduzione settimanale vale 1.000 persone, il costo di 1.000 persone, io non faccio né un buon servizio a me, né un buon servizio al CASL, né do un'informazione puntuale all'amministratore delegato. Quindi quando parlate, è una preghiera, è un invito, con gli amministratori delegati, bisogna, ripeto, dare informazioni corrette. E nelle informazioni corrette che vengono date, argomenti che appaiono insormontabili poi si riducono in maniera molto significativa e importante. Noi volevamo dire qualcosa rispetto a come si chiuderà il contratto, ma prima ci vogliamo assicurare i contenuti del contratto. Poi diremo qualcosa. Quello che diremo al momento può essere, come dimostra l'attenzione del direttore generale Sabatini su questa mia affermazione, può essere completamente, può rivoltare completamente l'esito di questo contratto, creando un altro scenario. O potrebbe invece, come ci auguriamo, mandare tutto liscio nell'interesse di tutti, categoria, clienti, lavoratori, gruppo dirigente. Quindi, se ci sono, perché è naturale che ci siano, antipatia e simpatia e gelosia, ce ne sono tante da noi, che siamo persone come voi,
è normale che qualche cosa ci sia anche rispetto agli amministratori delegati. Però, siccome qualcuno a me mi ha chiamato e mi ha detto: ma perché eravate presenti all'iniziativa d'intesa? Io gli ho detto: eravamo presenti perché ci hanno invitato. Quelli che hanno chiamato a me, adesso gli mando l'indirizzo della segreteria particolare del Papa e di Nicola Tardelli. Voglio vedere se fanno la stessa telefonata. Grazie.